sì, c'è uno spiraglio, c'è uno spazio. Uno spazio che è un loro diritto. Quell'articolo, il 12, era nel testo prima che il testo fosse licenziato, e poi l'assenza del governo precedente, perché insomma è purtroppo avvenuto tutto in piena crisi, ha fatto saltare quel testo e devo dire anche altri testi che riguardavano altre vicende territoriali. Però oggi siamo qui per rassicurare i lavoratori ex OM. La regione è stata tempestiva, ci ha avvertito immediatamente appena si sono resi conto che quella norma stava saltando, così come il Comune di Bari, e io penso che in sede di conversione tra Senato e Camera ci sarà un emendamento sostenuto dal Governo e dalla maggioranza che ripristinerà quelle risorse. Ovviamente ora bisognerà aspettare i tempi di conversione in Parlamento del decreto.